Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video targato iPhoneItalia.com. Oggi vi parlo di Adaptive Keyboard. Eccoci ragazzi, come vi stavo dicendo, in questo video vi parlo di Adaptive Keyboard. Si tratta di un tweak che costa 0,99 dollari ed è disponibile sulla repository di ModMyEye Insidia e che, come potete notare, fa cambiare in modo automatico colore alla nostra tastiera di iOS 7 a seconda dell'icona dell'applicazione che viene lanciata. In questo caso stavamo vedendo messaggi. Se io vado ad aprire, ad esempio, non Prontotreno che non ha tastiere, ma YouTube. Come vedete, ho una tastiera rossa proprio perché l'icona di YouTube è rossa. Se vado ad aprire Tweetbot, ad esempio, che è un'applicazione per Twitter, la lancio subito e scriviamo un nuovo tweet, vedete, il colore viene ripreso da quello proprio dell'icona. Stesso discorso per Facebook, chiaramente, vedete, tastiera blu, ma un po' diverso dal blu di Tweetbot. E così via. Quindi si tratta di un tweak molto carino se vi piace la personalizzazione, scarsamente utile perché ovviamente non c'è molto altro da vedere, però appunto se siete interessati, questo è Adaptive Keyboard, lo trovate a 0,99 dollari nella repository di ModMyEye su Cydia. Fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci risentiamo al prossimo video. Ciao a tutti!